hanno percorso le vie di Anterselva in carrozza, la regina e il re del biathlon italiano e non solo, Dorothea Vira e Dominic Vindisch, sono stati festeggiati dai loro concittadini del piccolo paese dell'Alto Adige al ritorno da Oslo, dopo il giro in carrozza, i saluti delle autorità e la festa sul campo. Poi i due campioni hanno risposto alle domande di Sky Sport. Dorothea Vira, il livello è altissimo. Dorothea Vira è entrata nella storia dello sport italiano. È la prima atleta azzurra a vincere in Coppa del Mondo Mondiale. Specialità storicamente dominata da altri paesi. Tanta la stanchezza ma anche la felicità della campionessa. Sono felicissima. Ho fatto un passo in avanti su Lisci. Purtroppo il tiro soprattutto nell'ultimo periodo non era facilissimo. Ma quando hai così tanta pressione addosso non è facile gestire tutto. Sono contenta della costanza e sono felice perché quest'anno, a differenza delle passate stagioni, non mi sono mai ammalata. Poi uno sguardo al futuro. Spero di rimanere a questo livello, ma so che è difficile perché il livello generale è altissimo. L'Olimpiade. Per ora penso alla prossima stagione, poi si vedrà, perché io non mi accontento di un decimo posto. Sono una che vuole vincere quando gareggia. Dominic Vindisch. Combinazione tra fortuna e lavoro. Festeggiato anche Dominic Vindisch, trionfatore ai mondiali di Östersund non è start maschile. È stata una combinazione di fortuna e di lavoro. Quando ho saputo che ero primo le ginocchia hanno cominciato a tremare. Non sapevo quanto avevo di vantaggio e allora ho tirato al massimo. Vindisch ha poi ricordato di quando da giovane i risultati non arrivavano. Quando ero ragazzino arrivavo sempre ultimo, la prima volta che sono arrivato penultimo ero felicissimo.